Ciao, lo Scarantò e bentornati su Incontri di Storia. Questo è il vostro Carlos di Fiducia che vi parla. Oggi parliamo di un sito archeologico abbastanza sconosciuto, purtroppo. E sia sconosciuto al pubblico che sconosciuto ai ricercatori, perché comunque è stato veramente scavato poco e studiato molto poco, anche a causa di una quasi completa assenza dalle fonti antiche e, come dicevo prima, l'impossibilità proprio di scavarlo. Sono stati rinvenuti solo tre strutture, infatti. Allora, questo sito è il sito della città di Mevaniola, nella Valle del Bidente, nell'Appennino Romagnolo, che è situata fra il paese di Pianetto e il paese di Galeata. Fra i due paesi c'è circa 1 chilometro di distanza ed è situata poco più vicino a Pianetto, ma quasi a metà strada, diciamo. E a livello di informazioni storiche, noi sappiamo che è citata in Plinio il Vecchio, che l'annovera fra le città umbre. Sappiamo che apparteneva, l'area geografica e la città apparteneva non alla Regio Ottava Emilia, ma alla Regio Sesta Umbria, secondo la suddivisione augustea delle regioni. Sappiamo che il nome Mevaniola significa piccola Mevania, e Mevania era un centro umbro, infatti, che oggi corrisponde a Bevagna. Sappiamo che faceva parte della tribù Stellatina, e sappiamo che doveva essere comunque una città abbastanza ricca, perché costruita su un asse commerciale importantissimo sia in epoca romana che anche in epoca medievale, perché è una delle valli principali, se non la valle principale di commercio, con la via di commercio fra la Romagna e la Toscana. E più di questo sappiamo veramente poco. Non sappiamo neanche con certezza quanto era estesa la città, perché allora, secondo per esempio il sito del Museo Archeologico di Bologna, la città doveva essere estremamente limitata, fra i 200 metri per 100, quindi fondamentalmente, se andiamo semplicemente a lunghezza, sarebbe 1/5 di Pompei, perché la via principale di Pompei è lunga 1 chilometro 100 metri. Però non è detto, nel senso, io ho lavorato nel Museo Civico del Mambrini, che è il museo di Pianetto nel quale sono esposti i reperti ritrovati riguardanti la città, non solo quelli in città ma anche quelli ritrovati in giro per la vallata. Sono stati ritrovati reperti, mosaici, marmi e tutto a svariati chilometri di distanza. Anche, per esempio, un reperto viene da Santa Sofia, che è un altro paese che è a circa 7-8 chilometri di distanza, mentre molti marmi sono stati riutilizzati per costruire l'abbazia di Sant'Ellero, che è a qualche chilometro dagli scavi. Comunque, secondo l'archeologo che all'epoca, vi parlo di 8 anni fa più o meno, 9 anni fa addirittura, secondo l'archeologo che all'epoca gestiva il museo, che credo che sia ancora lui tra l'altro, non lo so, doveva essere molto più grande la città, doveva occupare, secondo lui, quasi tutto lo spazio che c'è fra l'odierna Pianetto e l'odierna Galeata, quindi circa quel chilometro che vi dicevo, e quindi secondo lui dovrebbe essere stata grande più o meno quanto Pompei. Ovviamente cioè un po' meno, però comunque siamo lì. E sinceramente non ho trovato nessuna fonte che potesse sostenere questa cosa, ma ho trovato quell'altra fonte, cioè, secondo il Museo Archeologico di Bologna invece doveva essere 200 per 100 metri. Vabbè.
non potendo fare scavi, perché non si possono fare scavi, perché sorge, cioè la città è sepolta sotto un terreno privato e quindi non si possono fare scavi. Noi non lo sappiamo. Gli unici scavi che sono stati fatti nel 1934, appunto dal Monsignor Domenico Mambrini, al quale è dedicato il Museo di Pianetto, che ha scoperto la città dopo decenni di ricerche, tra l'altro l'ha rinvenuta in maniera assolutamente fortuita, perché sono stati ritrovati appunto in questo campo dei pavimenti, se no lui era ancora in alto mare, se non venivano ritrovati. E poi sono stati condotti degli scavi negli anni 50, alcuni negli anni 60 e 70. Sono state ritrovate relativamente poche cose, perché sono state ritrovate tre strutture, di cui una bellissima è stata sepolta nuovamente, che era una cisterna dell'acqua che ha dato alla luce, fra le altre cose, un esemplare di tubo in ottone che ha anche permesso, ai suoi tempi, di studiare meglio tutta quella che era la tecnologia idraulica romana. Sono stati ritrovati un teatro relativamente piccolo, però anche lì noi abbiamo le fondamenta in pietra, mentre probabilmente gli spalti erano in legno, quindi noi non sappiamo quante persone potesse accogliere. L'unica cosa che sappiamo è che è databile alla prima metà del primo secolo avanti Cristo e che è in stile ellenistico. E abbiamo anche delle terme, un complesso termale relativamente vicino, e abbiamo anche identificato l'area del foro, però non l'abbiamo scavato interamente, disseppellendo tutte le strutture, però è stata trovata un'altra cosa molto interessante che fra poco vi faccio vedere. Questa è una foto di quello che rimane del teatro, come potete vedere è relativamente poco. Poi gli scavi tra l'altro, sono anche chiusi, quindi si può vedere solo dall'esterno, seguendo una via in ciottolo che doveva essere invece una delle vie principali della città. Oltre a questo, noi sappiamo che la città, bene o male, era molto ricca, come vi dicevo prima, appunto, per via dell'asse commerciale sulla quale è stata costruita. Fatto sta che noi comunque abbiamo delle testimonianze, di personaggi pubblici da steli e quant'altro. Per esempio, appunto, la stele che vi dicevo prima, ritrovata a Santa Sofia, appartiene ad un certo Marco Satellio Marcello, che era un commerciante di porpora e quindi doveva essere una persona estremamente ricca, fra le altre cose. Queste invece sono le foto del complesso termale, anche questo databile alla prima metà del primo secolo avanti Cristo, databile grazie a un'iscrizione in un mosaico, dedicata a un certo Cesio, che era un magistrato municipale, che ha anche appunto finanziato la ristrutturazione dell'edificio. Quindi queste terme qui sono state ristrutturate nel primo secolo avanti Cristo e quindi dovevano essere più antiche, fra le altre cose. Queste sono sempre le rovine delle terme. Questo è di nuovo l'anfiteatro, scusate, il teatro. Non, vabbè. E questa è la chiave con la testa di cane che è stata ritrovata nel foro, nell'area comunque del foro. E l'idea è che fosse un oggetto simbolico per dire le chiavi della città, nonostante per la città non siano state ritrovate mura. Quindi doveva essere puramente simbolico, tenuta nel foro e databile al primo secolo dopo Cristo, alla prima metà del primo secolo dopo Cristo. Altre informazioni sulla città sono che non sappiamo quando è stata fondata, però sappiamo ovviamente, come vi dicevo prima, che è umbra. Sappiamo bene o male quando è stata abbandonata, ovvero fra il IV e il V secolo d.C. Le motivazioni anche qui ci sfuggono. Sempre parlando a suo tempo con l'archeologo del museo, secondo lui
A causa di alcune tracce di incendio ritrovate in alcuni resti, fra i quali io stesso ho lavorato quando ero al museo, nello specifico i frammenti di una colonna in marmo anneriti dal fuoco, secondo lui la città fu abbandonata a causa di tutto quello che fu che furono le crisi delle invasioni barbariche fra il IV e il V secolo. La popolazione si è fondamentalmente rifugiata nelle colline più in alto e poi è scesa nel Medioevo per fondare Galeata. Oltre al fatto che nelle vicinanze ci sono anche dei ritrovamenti tardo-antichi e alto-medievali, fra cui una villa che si crede sia una villa da caccia estiva di Teodorico, che a qualche chilometro di distanza. Oltre a questo, noi veramente non sappiamo nulla. Sappiamo che fondamentalmente per tutto l'alto e basso Medioevo la città è rimasta, cioè è stata fondamentalmente depredata per costruire vari edifici, fra cui, come ho già detto prima, quell'edificio in cui è stata ritrovata l'iscrizione a Santa Sofia. Molti marmi sono presenti all'abbazia di Sant'Ellero. Un'altra iscrizione dedicata a Quinto Valcenna Proculo è stata usata come fonte battesimale nella pieve di San Pietro in Bosco, sempre Galeata. Però oltre a questo non lo sappiamo, anche perché, come ho già detto prima, non sono, a parte queste strutture, di cui la cisterna che è stata sepolta, sottolineo, non abbiamo niente, non abbiamo fatto scavi, non ci sono scavi, oltre a ora come ora il teatro e le terme. Però io volevo semplicemente rendere nota questa scoperta, questo luogo, anche al di fuori ovviamente di chi è di queste parti, che forse lo conosce, forse no. Ovviamente chi abita a Pianeta Galeata sa cos'è, anche chi abita a Santa Sofia, però per esempio già qua a Forlì, che sono una ventina di chilometri più o meno, non lo conosce quasi nessuno, lo conosce veramente poca gente. Volevo semplicemente pubblicizzare la cosa sperando che, Covid permettendo, si riapra il museo, cioè il museo adesso dovrebbe essere riaperto, comunque si riapra un po' tutto e che la gente ci vada, perché il museo comunque, nonostante i pochi scavi, oltre al fatto che è una struttura bellissima perché è un ex monastero, è estremamente interessante da visitare. È estremamente interessante vedere quel poco che comunque è stato trovato e come esempio di come in epoca medievale i marmi romani siano stati riutilizzati per costruire altre strutture, prevalentemente strutture religiose. E sinceramente io tengo molto al museo perché appunto è stata per ora la mia unica esperienza lavorativa all'interno di un museo archeologico, e mi sono divertito parecchio all'epoca. Eravamo io e della gente della mia scuola, abbiamo allestito una mostra usando lo scantinato, che adesso esiste ancora come mostra, ma non è visitabile perché appunto è nello scantinato, è stato fondamentalmente aperto un giorno per la presentazione del lavoro di gruppo, ma oltre a quello basta. E niente, volevo semplicemente condividere questa cosa perché è una cosa alla quale tengo effettivamente molto e spero che come sito possa interessare. E che, ripeto nuovamente, Covid permettendo, la gente possa tornare a visitarlo, anche perché sottolineo una cosa: il museo, ok, è a pagamento, costa, all'epoca costava 3 euro entrare, quindi. Invece gli scavi sono completamente gratuiti, ovviamente.
ora però sono abbastanza sicuro siano chiusi, ovviamente, ma io spero che riaprano a breve. Detto ciò, io vi saluto. Grazie per aver guardato questo video, grazie per supportare il canale, iscrivetevi se non l'avete fatto e mettete mi piace. E noi ci vediamo alla prossima con il mio video della settimana prossima, che sono indeciso fra due cose, e poi state in occhio perché domenica uscirà un video con un annuncio relativamente importante. Ciao!